Amici di Telegolfo, ben ritrovati da Giuseppe Capuano. Le immagini sono curate da Tiziana Palombi. Già sul parquet di gioco le due formazioni Scauri, Luis Roma, ottava giornata di ritorno del campionato di Serie B. Andiamo a leggere i due roster in campo, iniziando ovviamente dagli ospiti. Col 4 Faragalli, Serroni. Col 5 Difonso, 6 Marcon, 7 Martino, 8 Martucci, 9 Veccia, 10 Rota, 13 Bonaccorso, 15 Di Carmine, 16 Gellera, 32 Navarini e 34 Infante. Agli ordini di coach Paccarie, il suo vice Esposito e Martino. Dall'altra parte risponde lo Scari, lo 0 Ciman, 5 Ricciotti, 7 Policari, 8 Melchiorri, 9 Gallo, 10 Granata, 12 Moretti, 14 Laguzzi, 32 Emilio Saivic, 35 Longobardi e il coach ovviamente Enrico Fabbri, coadiuvato da Pontecorvo e Vercelli. Lo Scauri che arriva dalla sconfitta con il Valmontone, la Luis è uscita sconfitta nell'incontro con Napoli, che ne ha un po' minato le posizioni in classifica. Sicuramente entrambe le squadre devono continuare il proprio cammino, cercando soprattutto di riprendersi dalle ultime botte del campionato. Lo Scauri al momento è a 22 punti in classifica, mentre la Luis è a 28. Napoli sta guadagnando terreno, anche Napoli è salito a 28, ieri ha battuto l'HSC Roma, quindi la formazione del Napoli sta, perché no, ipotecando un bel posto in quelli che sono i playoff, e deve stare attenta soprattutto la squadra universitaria della Luis, che sotto la guida del coach Paccarie ormai è diventata una vera e propria realtà, diciamo che sta studiando per salire in Serie A la Luis. Squadra ormai del panorama di Serie B confermatissima, composta da universitari che ogni volta fanno vedere del loro meglio. È una squadra che si è rinforzata. Arbitri della gara: Roca Giovanni di Avellino e Doronin Vladislav di Perugia. Si attendono i secondi che ci portano all'inizio della gara. Palazzetto non pienissimo, Scauri che non sta attraversando un buon periodo di risultati, quindi normale che ci sia una piccola flessione anche di pubblico. Si attende la sirena, si attendono i quintetti in campo. Scauri che manderà dentro sicuramente Moretti, non può mancare Longobardi, Granata, Ricciotti e credo Melchiorri. Questi sono i cinque che si sono alzati dalla panchina, anzi no, Laguzzi, non Melchiorri. D'altra parte c'è Infante col numero 34, col numero 16 Gellera, col numero 11, non abbiamo un 11 indistinta, cercheremo di fare il nostro meglio, Bonaccorso col 13. E Faragalli. C'è un numero 11 che non era presente sulla nostra distinta, cercheremo di individuarlo attraverso il netcasting. Fatto sta che sono pronti i giocatori in campo, e Marcon il numero 11. Quindi in campo Marcon, Faragalli, Bonaccorso, Gellera e Infante, tutto pronto per palla 2 per la Luis. Longobardi, Moretti, Ricciotti, Laguzzi e Granata in campo per Scauri. Ricciotti a giocare palla, passaggio per Granata, prova a dare del tuo al canestro Murato in questo tentativo, pallone che torna proprio a Granata, ancora stoppato lì sotto più volte, rimane il colpo in canna a Granata. Allora Faragalli, già dall'altra parte Marcon, tentativo di alley-up che si concretizza con il numero 13 Bonaccorso, subito in vantaggio gli ospiti di coach Paccarie. Paccarie che ha lì in tribuna addirittura tre giocatori, bel roster nutrito quello della squadra ospite della Luis.
Pallone gestito da Faragalli. Faragalli ormai con tanta esperienza in questa formazione. Infante, dai e vai. Ancora Faragalli a buona libertà di tiro. Un po' colpevole Raguzzi in questo caso. Non ha chiuso la strada verso il canestro a Faragalli. Riparte Ricciotti. 4-0, oltre 48 a giocare, Longobardi prova la penetrazione, lui che è il miglior marcatore del torneo. C'è il fallo da parte del numero 16, Gellera. Primo fallo per la Lewis, mentre proprio Infante a dare indicazioni a Gellera. Mista che sarà da battere con Moretti, lì proprio nei pressi della panca di coach Enrico Fabbri. Granata. Ricciotti per Moretti, la penetrazione di Moretti è tutto chiuso, preferisce andare al tiro, un po' impreciso, poi Raguzzi la mette fuori, ultimo tocco però secondo il direttore di gara di Marcon. Poi c'è la scusa del direttore di gara, Raguzzi ammette di aver toccato per ultimo il pallone, lo consegna alla Lewis. La squadra in maglia bianco-blu a venire già da quest'altra parte, Marcon si ferma, la sua penetrazione porta a passeggio Granata, scarica per Gellera, Faragalli per Infante, non ci pensa su due volte, va al tiro, questa volta Longobardi si ritrova il pallone tra le braccia, può ripartire proprio lui, Andrea Longobardi, bel passaggio, chiude tutto Faragalli, può ripartire la squadra ospite. Gellera sotto canestro, mette dentro, poi Marcon dentro questo suo pallone, 0-6, che non è il prefisso di Roma ma è il punteggio al momento. Ricciotti, suo gancio lento, poi Raguzzi là sotto, è tutto solo, può mettere dentro i primi due punti per Scauri. Faragalli porta a passeggio la sfera, ancora Faragalli, Marcon prova il tentativo ad entrare, poi si ferma, torna indietro, va la squadra universitaria, tiro che non trova neanche la retina, Marcon va al tiro intanto da sotto Moretti, non riesce a mettere dentro, ha battuto Longobardi, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Faragalli cerca la bomba, il ferro risponde no, c'è un fallo in difesa da parte di Longobardi, qualche scherzo per lui su Gellera, i due si accompagnano, due a sei, primo fallo di Longobardi, pallone per Marcon, va Marcon, approfitta del blocco di Infante, poi serve il pallone di Infante, forse sfondo, lascia continuare il direttore di gara, mette dentro, un po' di dubbi su questa metrica, crollata a terra Raguzzi sul tocco di Infante. Ricciotti per Granata, si propone Moretti di gran carriera, va al tiro da tre, dentro il pallone per lui, tripla insaccata, 5-8 Faragalli. Passaggio per Marcon, le prese con Granata, va a servire il numero 13, Bonaccorso. Infante con Raguzzi, si gira bene Infante, ex Roseto Sharks, pallone battuto su Granata, poi Ricciotti, va Ricciotti, porta a passeggio il pallone, 5-10 il punteggio. Ricciotti deve tornare sui propri passi, poi il tiro lento in questo caso, Granata quasi funambolico su questo controllo, riesce a mettere dentro, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Faragalli, Faragalli per Marcon, Infante prova a girarsi su Raguzzi, poi cerca Gellera, pallone che balla, alla fine si insacca, l'aveva lasciato libero Longobardi. Francesco Gellera mette dentro due punti,
Intanto prova l'accelerazione Longobardi, c'è il fallo da parte, credo, di Gellera, anzi no, da parte di Infante su Longobardi. 7-12, 5-17 da giocare. Da giocare a Ricciotti per Moretti, anticipato, secco da Buonaccorso, Faragalli è già dall'altra parte, un 4 contro 3, ma si perde il pallone Buonaccorso, pallone che scivola fuori, da dentro Melchiorri, va fuori Ricciotti, anzi Gallo, non Melchiorri, il numero 9 è Gallo, fresco di convocazione in nazionale di categoria, giocatore di buona prospettiva Gallo, arrivato quest'anno dal Napoli, che detiene ancora il cartellino ovviamente e al quale tornerà a fine stagione Gallo. Longobardi va in penetrazione, il suo gancio fuori, serve però a Faragalli, può ripartire in 3 contro 2, anzi in 5 contro 2 da Luis, sotto per Marcon, sale in cielo ma appoggia male, può ripartire Gallo per Longobardi, la penetrazione di Longobardi, nessuno commette fallo, mette dentro lui il pallone, 9-12, più 3 per gli ospiti, a 4.35 da giocare, Faragalli larga per Buonaccorso, si ferma a Buonaccorso, preferisce giocarla, poi Moretti per un attimo gli scippa il pallone, Gellera lungo il suo gancio, palla fuori, può ripartire la squadra ospite, pallone fermato adesso con Faragalli a terra. Pallone che sarà comodo per Gallo, che potrà giocarla mentre va fuori Gellera. Faragalli, classe 95. Giocato anche in DNA con proprio con i Roseto Sharks, con l'Energy Roseto, dato da ormai 2 stagioni nella squadra universitaria. Riparte proprio da Luis con il numero 32, appena entrato in campo Navarini. Navarini porta a passeggio Gallo, si gira bene Infante, sale, schiaccia dentro ma il pallone non entra, poi prova a cercare spazio da Luis, ancora con Buonaccorso, va sotto il tiro Osbilenco in questo caso, riparte Longobardi, già dall'altra parte c'è sia Moretti che Granata sullo stesso lato, Mile Saevic appoggia lui dentro, il vantaggio di Scauri dato Mile Saevic al posto di Laguzzi, messo dentro i suoi primi 2 punti, pallone su Marcon, va la guardia di Paccarì, Fante si gira bene, non riesce però ad appoggiare con anche lui, classe 95. Tanto qui il pubblico voleva il canestro di Scauri, dal 2014-2015 in forza da Luis Roma, quindi per lui una bandiera, potremmo definirla così, della squadra di casa, mentre tutti in panca per questo time out, viene affidato il canestro a Scauri, quindi 15-12 il punteggio adesso, con i tifosi di Scauri che si fanno sentire, possono festeggiare la rimonta della propria squadra. Si starà facendo sentire sicuramente Paccarì dai suoi, lui che è il commissario tecnico della nazionale maltese, dal 2017 ne ricopre proprio l'incarico quasi come un general manager di tutti i settori, anche dalla giovanile, allenatore che è stato anche alla guida della nazionale italiana militare. Termina il time out, non in campo le due formazioni,
c'è il fallo più canestro, quindi dovrà giocarla Gallo. Va il numero 9, suo tiro dentro, incassa il 16-12. Pescauri. Pallone giocato dal numero 32 Navarini, sotto per Infante, tutto chiuso. Infante prova di fisico ad entrare, mette dentro Caparbia la sua azione in questo frangente. Può ripartire lo stesso Gallo in possesso di palla. Cerca compagni Gallo, poi Moretti, granata anticipato, riparte Navarini. Va Navarini, c'è il fallo. Bloccata l'azione. Con la Luis che potrà rimanere in attacco a 2.31 da giocare. Navarini cerca compagni, si era proposto Marcon, preferisce Infante. Infante alle prese con Milesaevic, si gira bene, gli concede spazio Milesaevic. Pessimo cliente, vorremmo dire così, per il numero 32 quest'oggi. 16 pari, Longobardi prova lui a cambiarla. Il ferro poi non può nulla, granata in elevazione. Riparte la squadra con Navarini, qui Gallo ci mette una mano. Riesce a toccare quel tanto che bassa per metterla fuori. Tutti in panca, time out. Questa è la panchina scaurese. Sedici pari, 2 minuti e 05 da giocare. Era uno Scauri che era rientrato prepotentemente, era salito in vantaggio, salvo poi subire il ritorno della squadra ospite. Navarini è un classe 96, più o meno sono tutti di quell'età della Luis. Lui esperienza a Legnano e a Porto Sant'Elpidio, arrivato in questa stagione alla Luis Roma. Porto Sant'Elpidio che sarà la sede della Coppa Italia di questa stagione. Ovviamente ci sarà Caserta e Salerno per il girone scaurese. Scauri che non giocherà il turno del 5 marzo, praticamente non si giocherà per la pausa della Coppa. Torna in campo Ciman, esordio in gara per lui, prende il posto di granata. Pallone battuto per il numero 7 Martino. Giro palla, un po' cambiato tutto la Luis adesso. Va Martino, il suo tiro, il ferro, poi Ciman si prende l'imbalzo. Può ripartire Gallo, lo attende Navarini, poi il pallone è giocato su Moretti, prova a salutare l'avversario, Milesaevic schizza via bene su Infante, mette dentro Navarini, ovviamente è rimasto solo Infante, c'è Veccia con l'1-9, la gioca sullo stesso giocatore Infante. La chiusura di Gallo che intuisce bene, voleva il fallo Infante, poi lo stoppone danni di Moretti da parte di Marcon. Longobardi circunnaviga benissimo la difesa della Luis, mette dentro 20-16. Riparte Navarini, la gioca su Infante, anzi su Veccia, qui c'è il fallo da parte di Gallo, fallo su Martino. La giocherà Veccia, pallone per Navarini, prova penetrazione, c'è stato il cambio con Infante che si sbarazza bene di Ciman, può andare a metterla dentro. Riparte Ciman, ci sarà un altro cambio da Luis. Ciman, il blocco di Milesaevic,
Grossman, tutto chiuso, piede perno, dai, vai proprio con Milesaevic, bello il canestro e il sorriso tra Ciman e Fabbri. Ciman che è calato nel corso della stagione, mi spiace dirlo, ma è uno di quei giocatori che si era presentato benissimo a Scauri, salvo poi subire una fase involutiva, calare vistosamente, sembrava quasi sul punto di partire a un certo punto della stagione. Spero che con la primavera possa risbocciare anche lui. Gallo sopra trazione, si propone Ciman, preferisce giocare da sotto Milesaevic, ancora per Ciman, pronto a giocare il secondo periodo. Il primo se l'è aggiudicato lo Scauri con un mini break di 2 punti in più, 22-20. Ripartirà da Luis col numero 7 Martino Navarini, poi c'è Gellera, Veccia e il numero 10 si tratta di Rota. Caporotta in possesso palla, dovrebbe quasi tirare, preferisce ripartire da Veccia, il tiro di Veccia dalla distanza, bella la tripla di Veccia dalla lunghissima distanza, la mette dentro, riporta in vantaggio la Luis. Già dall'altra parte Gallo, cost to cost, il canestro con tante mani lì pronte ad opprimere il pallone. Gallo è penetrato, l'ha messa dentro Gellera e qui per poco Gallo non ruba il pallone, trova il fallo, però il giocatore scaurese, non è d'accordo il pubblico, ma purtroppo questa è la scelta del direttore di gara. Veccia guardia classe 93, uno dei più esperti di questa Luis, arrivato nel 2017, forza la squadra romana da Reggio Emilia, per lui esperienze a Latina, Rieti, Mantova, Reggio Emilia, quindi un bel po' di esperienza, addirittura anche a Porto Torres. Parte Scauri con Melchiorri, appena mandato in campo da coach Rico Fabbri, l'arbitro blocca tutto perché ha visto un fallo da parte di Martino. Pronto a rientrare anche Ricciotti, va fuori Gallo, dentro Ricciotti, Gallo già al secondo fallo personale, lo toglie dalla mischia al momento coach Rico Fabbri. Longobardi per Ciman, ma Ciman per il proprio capitano, mentre Longobardi è un po' nascosto al momento da parte di Martino, va al tiro Longobardi, non trova il canestro, poi Melchiorri, ottimo pallone recuperato per lui, va Ricciotti al tiro, ma questa volta la Serena sentenzia il termine del tempo utile per Scauri. Martino è un classe 95 con esperienza a Napoli, a Valmontone e a Ferentino, quindi anche lui un giocatore di tutto rispetto. Questa Luis, proprio Martino si prende il pallone, va al tiro, patta sul ferro, troppo lento il suo tiro, dovrà ricominciare la squadra di casa quando siamo sul 24-23, 8-33 a giocare. Ricciotti verso Ciman, cerca la bomba, il ferro, poi nulla può Milesaevic, Gellera in anticipo, bel giocatore Gellera, fisico longilineo, comunque una buona muscolatura, facilità nella corsa, in lunghe leve, tiro di Gellera, nulla può in questo caso Ciman, lui e Melchiorri dall'altra parte, poi riparte con Ricciotti. 2-3 parziali in questo secondo quarto. Ciman, terzo tempo, mette dentro, ottimo nella giocata Ciman, è pronto ad entrare Moretti, pallone verso Gellera, dai vai verso il compagno di squadra di Fonso appena entrato in campo, non è che resta lì, ma c'è il fallo da parte di Ciman. Tra Moretti,
avrà dei tiri liberi a disposizione. Intanto va fuori Infante, va fuori Milesaevic, anche per Scauri, dentro Moretti. Quindi Longobardi scala su Gellera. Pallone che balla, ma alla fine si insacca. Azione pericolosa su questo tiro dalla lunetta parte di Martino. Palla che ha ballato tantissimo, invece questa cade dritta nella retina. Melchiorri va al numero 8, arriva Ricciotti, tutto chiuso per Ricciotti, deve vedere come accelerare la fase. C'è su di lui Rota, Ciotti, pallone su Moretti, reazione di Moretti, bisogna tirare, palla che resta lì, tutto chiuso, si riparte allora con buon accorso per Rota, sceglie la mattonella, va al tiro, pallone che rotea ma non si insacca, poi Gellera lo corregge dentro, 27 per gli ospiti, 26 per Scauri, riparte Moretti, mentre Fabbri va a protestare con il direttore di gara. Moretti cerca un varco, trova Longobardi, lo prese con Gellera, la sua penetrazione in terzo tempo, butta un po' via il pallone in questo caso Longobardi. Pallone già dall'altra parte per Rota, si fa spazio, nulla da fare, passaggio corto, perso Ciman, prova la penetrazione, appoggia su Melchiorri, dentro per Scauri il pallone. Pallone per Martino, va a cercare il canestro, in questo caso non ci riesce, buon accorso Longobardi, sembra in slalom gigante, peccato che non è entrato questo pallone, sarebbe stato un bellissimo canestro per Longobardi, si era avviato in uno slalom gigante impressionante. Intanto c'è il fallo di Melchiorri, aveva seminato avversari. Riparte la squadra ospite, va al tiro dentro subito il pallone, 28-29 per gli ospiti, mentre praticamente la Luis marca tutto campo perché Di Fonso è già lì pronto a mordere su Ricciotti. Di Fonso giocatore che tiene il pressing altissimo. Palla verso Longobardi, da casa, dentro per lui la tripla, 3 punti per Longobardi. E qui Fabbri si arrabbia con i suoi, si è sentito fin qua su. Martino verso Gellera, di qua c'è il tiro Scauri, solo ferro per lui. C'è un fallo, entrerà Milesaevic. Fallo di Ciman. Allora, fuori Melchiorri, dentro Milesaevic. Credo che le urla siano per Melchiorri, che non esce contentissimo. Riparte Ricciotti. Passaggio verso Longobardi, altra bomba, fallo più canestro per Longobardi, seconda bomba consecutiva e questa volta c'è anche il fallo per lui. 6 punti messi a referto in un soffio per Andrea Longobardi, 33-29, lui che di punti ne ha messi dentro 10 fin qui. Più alto lo Scauri, Gallo con 7, dall'altra parte c'è 10 Infante, va fuori Gellera, ritorna dentro proprio Infante, mentre Longobardi capitalizza il 34-29. Riparte Di Fonso, Martino nasconde il pallone a Ciman. Ciman al momento aggravato di un fallo,
qui bello il movimento da parte di Bonaccorso. Longobardi già dall'altra parte per Ciman, il no look bellissimo, da alzarsi in piedi e applaudire, perché Ciman e Longobardi hanno fatto un'azione per cui vale la pena guardare una partita di basket e per cui è bello giocare a basket. Che cosa hanno messo giù, stupendo, complimenti a loro due. 36 a 29, 4:51, mentre vedete inquadrato il pubblico di Scauri, si è riempito il Pallaborrelli. Credo che Ciman stia giocando come non aveva fatto da tantissimo tempo, e questo è il Ciman che serve a Scauri, giocatore che in alcuni casi è anche dirompente, un regista. Complimenti. Se questo è il giocatore che ci aveva presentato Fabri, allora aveva ragione in sua stagione il coach di Piombino. 36-29. Partirà il gioco, arriva Marcon, si prende il pallone, può ripartire Faragalli, Marcon, Martino e Faragalli, oltre a Infante e a Bonaccorso nella Luis, Milesaevic, Moretti, Longobardi, Ciman e Ricciotti. Tanto qui altro pallone rubato, per poco non parte Longobardi, altro pallone chiuso da Milesaevic questa volta. Ciman dà del tuo al pallone, va a canestro, non riesce Milesaevic a correggere dentro. Peccato. Marcon taglia verso Faragalli, Martino accenna al tiro per un attimo, però Martino è preso con Longobardi, prova a girarsi, passi per Martino, si è trovato un muro, comunque Longobardi è un muro, giocatore sugli scudi quest'anno, sta giocando una stagione stupenda Andrea Longobardi. Ricciotti lo accompagna Faragalli, si propone di essere vinto Longobardi, uomo ovunque, c'è libero Moretti, tutto chiuso, c'è il fallo da parte di Bonaccorso, due tiri per Longobardi, primo fallo per Bonaccorso. 3:53 da giocare, 36-29. Scauri ha messo un bel gap con un parziale di 14-9. È uno Scauri che cambia modo di giocare in base all'avversario. Due settimane fa parlavamo di una partita noiosa contro Battipaglia, invece contro la Luis, che è un avversario di tutto rispetto, vediamo giocate di tutto rispetto e all'altezza di quello che è la Serie B. Tanto Longobardi fa 2 su 2, possiamo anche distarci, tanto lui li mette dentro. Faragalli riparte, 38-29, più 9 Scauri, che ha messo giù un bel gap al momento. Il tiro, l'arco non convince il canestro. Ultimo tocco di Moretti, secondo il direttore di gara. Marcon ammette la propria colpevolezza e qui applausi anche per Marcon. Questa è la sportività. Prima con Laguzzi, ora con Marcon. Non è un pallone fuori che cambia la vita. Ricciotti prova l'accelerazione, c'è libero Ciman, tenta la bomba, pallone che non entra questa volta per lui. Bravo rimbalzo Bonaccorso. Faragalli è già dall'altra parte, qui commette fallo su di lui Ricciotti. Già il bonus la Luis, si alza adesso la paletta per Scauri, primo fallo personale per Ricciotti. Pallone battuto per Faragalli, ma Faragalli passaggio a cercare Marcon,
la sua penetrazione. L'arbitro blocca tutto perché ha visto il fallo di Milesaevic. Tanto Infante porta la propria tesi al direttore di gara. Pallone per Marcon, mentre Baccarie è pronto con un cambio. Marcon mette dentro il primo canestro, seconda possibilità per lui. Marcon va al tiro, il ferro, poi Moretti può ripartire. Ricciotti già dall'altra parte, a Ricciotti a cercare Ciman, ma Ciman, palla dentro e fallo da parte di Buonaccorso. Commette fallo Buonaccorso, intanto arriva il cambio. Va fuori Martino. Va in campo il numero 15 di Carmine. Fuori pure Buonaccorso, dentro Veccia. Alessio Di Carmine, classe 95, 197 centimetri. Arriva da Ortona, giocato anche a Pescara questa stagione, la prima per lui con la Luis Roma. Pallone per Faragalli, Marcon porta a passeggio Ciman, si ferma, preferisce giocarla su Veccia, proprio Di Carmine. Il pallone per lui, potrebbe cercare la tripla, lo fa, trova solo il ferro, poi Faragalli più lesto di tutto a prendersi l'imbalzo, più preciso nella realizzazione. Riparte Scauri, 41, Luis 32, quando mancano 2.30 riposo lungo. Ricciotti, passaggio a cercare Longobardi. Longobardi è tutto chiuso, deve ripartire dietro Faragalli, conquista un ottimo pallone, era marcato bene in questo caso Longobardi. Faragalli non trova la retina, poi commette fallo Moretti su Veccia. Fuori, vediamo chi esce, dovrebbe uscire Milesaevic, no, esce Longobardi. Fuori Longobardi, dentro Melchiorri, esce ovviamente tra gli applausi Longobardi. 14 punti sui 38 segnati fin qui da Scauri, lo seguono Milesaevic a 4, Ciman a 7, Moretti a 3, a 7 c'è Gallo in panchina e 2 Melchiorri, oltre a 2 Laguzzi e Granata, mentre Veccia avrà tir libero e poi palla al lato. 41-32, incassa il primo tiro Veccia e poi palla al lato. Due allenatori, non sono nessuno dei due d'accordo con i due arbitri su questa giocata. Pallone che dovrebbe tornare al lato per la giocata da parte di Moretti. Palla al lato, allora giocherà Moretti per Ricciotti. 2 minuti e 08 sul cronometro. Ricciotti, passaggio a cercare Ciman, la sua penetrazione, tutto chiuso, preferisce andare al tiro un po' forzato, pallone che però entra. Buona la giocata di Ciman, che ci ha tenuto sul fiato, col fiato sospeso praticamente. Veccia, cercare Infante, l'ha preso con Milesaevic di spalla, lo sposta, poi entra Ciman, commette fallo. Il giocatore di coach Enrico Fabbri che passeggia lì nervoso per scaricare la tensione, secondo fallo per Ciman.
Pallone di Infante, pallone dentro, seconda possibilità, intanto il punteggio di 43-34, che diventa 43-35 adesso. Riparte Ciman, verticale a cercare Melchiorri, torna sul pallone proprio Ciman, da casa Ciman, il ferro, poi Faragalli, più lesto di tutti a saltare al rimbalzo. Infante, giro palla che porta a Marcon, poi ancora Infante, non trova il canestro Infante, seconda possibilità, chiude tutto Milesaevic, lei ha il fallo Infante, non accontentato dal direttore di gara Moretti, sotto per Milesaevic, si gira Milesaevic, preferisce ripartire dietro, non trova Melchiorri, Faragalli verticalizza per Di Carmine che si perde il pallone nel rimbalzo, sbaglia in questo caso a Lewis, pallone per Ricciotti, Ciman, penetrazione, lo scarico a cercare Milesaevic, si prende il pallone Veccia, può ripartire Infante per Faragalli, 33 secondi, Scauri non ha fatto un granché in questo finale di quarto, pronto a rientrare Longobardi, Marcon, va Infante al tiro, il ferro, poi Di Carmine non trova il pallone, Ricciotti, 18 secondi, annullato il cambio Longobardi, che perché fra poco ci sarà la sirena, Ricciotti vuole scaricare il cronometro, parte in velocità, va lui al tiro, sbaglia, poi Faragalli sotto per Marcon, appoggia dentro e poi può finire così il quarto, pallone buttato via da Ciman, 43-35 con un parziale che premia Scauri per 21-15, ma è uno Scauri che si è fermato sul finale del secondo periodo. Tornano in campo le due formazioni, il punteggio va rivisto, 43-37, mancavano gli ultimi due punti, noi avevamo dato per chiuso a 43-35, comunque mini break che dice 21-17 per Scauri nel secondo parziale, dopo il 22-20 del primo tempo dell'incontro. Faragalli, poi c'è con lui il numero 11 Marcon, numero 34 Infante che adesso va a canestro, 16 si tratta di Giallera e completa il quadro Veccia, mentre Scauri con Gallo, Longobardi, Granata, Milesaevic e Moretti. Gallo per Longobardi, ha avuto dei problemi Longobardi nell'intervallo, sangue dal naso per lui, tempestivamente bloccato, arriva il fallo intanto sotto canestro, Longobardi autore di 14 punti, fin qui lo tallona per modo di dire Ciman a 9 punti, mentre Granata va a segno col suo terzo punto personale in questa gara. Ancora Granata, questa volta fa 1-2. Gellera si ferma, movimento dei compagni, Faragalli, c'è il blocco, Longobardi riesce a prendersi il pallone, fa ripartire Gallo, Gallo ancora a puntare a canestro, Milesaevic passeggia, non riesce a insaccare, però riparte Gellera, poi Veccia in verticale per Marcon, passaggio verso Veccia, c'è Infante lì in zona, Veccia si libera bene, poi Infante, terzo tempo per lui, va a sfondare, non trova il canestro, poi su questo pallone arriva Moretti, già dall'altra parte, tutto schierato però da Lewis, sotto per Granata, può appoggiare, mette dentro Luca Granata, quinto punto personale, riparte Faragalli, verticale per Gellera, Marcon, terzo tempo per lui, trova il fallo e il canestro, commette su di lui fallo Granata, sale a 41 la squadra ospite con la possibilità di salire a 42, ridurre a gap di 40, di 2 punti,
anzi di 4 punti, con il 42esimo punto per, di squadra contro i 46 di Scauri. Marcon, il suo libero dentro il pallone, si ripartirà con Granata in possesso palla. Ancora Granata, porta il pallone da quest'altro lato, poi Longobardi, Moretti, c'è il blocco di Milesaevic, però Moretti va a cercare Gallo, è tutto chiuso però, non ci sono compagni che si propongono, poi il pallone arriva a Granata con il tocco di Milesaevic, fortunoso questo tocco, più che altro trovato, non voluto. Marcon, 48-42, passaggio sotto per Infante, si gira, fa perno su Faragalli, tiro di Faragalli, mette dentro una bella tripla per Faragalli, 48-45, tre punti in divario adesso, fallo. Da parte di Gallo, cioè su Gallo. Partirà lo stesso Gallo su Veccia, che lo marca, prima a commettere fallo è stato proprio Veccia, adesso secondo fallo personale di Veccia. Moretti, pallone girato verso Gallo, c'è Moretti, si propone, è servito, c'è Milesaevic sotto, Granata si incunea bene, scappa dentro, mette dentro, altri due punti, 50-45 più 5 Scauri. Infante, dai e vai con Faragalli, passaggio a cercare Infante, qui mette dentro, spostato di fisico, un po' al limite dello sfondo Infante, qui fa bene a lamentarsi coach Fabbri, è vero che è in terzo tempo ma un po' al limite dello sfondo. Gallo va a penetrare, c'è il fallo da parte di Marcon ai suoi danni. Pronto ad entrare il numero 13, buon accorso, uscirà Marcon o Gellera, no è Veccia ad andare fuori, secondo fallo intanto personale per Marcon. Gallo lasciato solo per trovare questi liberi, il pallone che balla ma non entra in questo caso per lui, ferma a 50 lo Scauri, seconda possibilità per il giocatore di Scauri, niente da fare, 0 su 2 questi tiri liberi. Infante alle prese con Milesaevic, passaggio in avanti, intercetta bene Bonaccorso, mette dentro, bella la giocata offensiva, 50-49, adesso da lui sta ricucito, un solo punto a 6-33 a giocare. Gallo lo marca Bonaccorso, va Moretti dentro, per lui una bella tripla, 53-49, va in penetrazione Marcon, poi deve tornare sui propri passi, va al tiro e mette dentro, due punti più fallo per Bonaccorso. Verrà il cambio, esce il, entra il numero 7 Martino, va fuori Gellera. Gellera è un classe 97, 2,06 m, 53-52, si riparte, 6-0-6, Gallo in possesso palla, va Gallo con la Luis che ha rimesso il fiato sul collo allo Scauri. Granata, c'è il blocco di Milesaevic, la penetrazione di Granata, di nuovo dentro, altri due punti per lui. Uno dei più in forma al momento per Scauri, Granata, messo dentro 9 punti,
Marcon riprese poi Infante con Milisaevic, tiro, si trova il pallone tra le braccia, granata, può ripartire Gallo, lo attende Infante, si gira bene, però Gallo sotto del Milisaevic, perde forse un attimo di troppo, fortuna c'è Longobardi sotto che riesce a correggere. 57-52, riallarga la forbice Scauri adesso. Palla fuori, ultimo tocco scaurese, entra 18, va fuori Gallo. Due falli commessi fin qui da Gallo, 6 subiti. Infante con Milisaevic, preferisce servire Marcon. Marcon dai e vai con Martino, ancora per Martino, il tiro è dentro il pallone per lui. 57-54, 3 il divario. Uno Skaris che sta dando tanto minutaccio a Milisaevic, 16-47, giocati fin qui. Laguzzi è fermo a 5-29. Non so se per scelta tecnica o per problemi fisici. La panca di Laguzzi. Tanto Milisaevic qui butta via un pallone enorme. Milisaevic poteva puntare verso la porta. Martino si libera bene sotto, Infante va a mettere dentro sotto di un punto adesso, di nuovo da Luis che ha ricucito di nuovo il distacco. Ricciotti, c'è un fallo da parte di Martino, credulo Martino. Allora Longobardi lì in lunetta, dentro il primo tiro di Longobardi, ancora una possibilità per lui. Fa 2 su 2 Longobardi, si riparte per la Luis, Faragalli verso Bonaccorso, cerca la tripla dentro, 59 pari, impatta la Luis con questa tripla di Bonaccorso. Adesso ricomincia la gara praticamente a 3.40 alla fine del terzo periodo. Ricciotti per Longobardi, prova a superare Martino, ancora Longobardi, il tiro, il ferro, pallone che scappa via, non riesce ad agganciarlo granata. Faragalli per Marcon, Marcon appoggia proprio su Bonaccorso che ha la mano calda, prova a prendere azione su Infante, l'appoggio e c'è il sorpasso, time out chiesto al coach Enrico Fabbri. 59-61, ha messo la freccia la Luis, 16-22 paga Dazio Scauri. Lo Scauri che ha visto praticamente rispondere presente da Luis. Luis che ha approfittato di un momento di flessione. Infante 20 punti, il migliore in campo al momento. Lo segue Longobardi a 18. Ma Infante è veramente una brutta gatta da pelare lì sotto per Milisaevic e compagni. Milisaevic fin qui ha fatto un solo fallo, perché abbia un avversario del genere da marcare. Sta di fatto che però comunque gli ha concesso 20 punti. Dentro Ciman, va fuori Moretti, questo è il cambio attuato da coach Enrico Fabbri. Parte Ricciotti, Scauri sotto quando mancano 3 minuti per chiudere questo periodo. Longobardi gli ruba il pallone Infante, riparte veloce la Luis, Veccia verso Bonaccorso, c'è sotto Infante, chiede, riceve palla, il suo gancio, Ricciotti chiude bene Scauri,
Tradiciotti, passaggio a cercare Granata, finta e poi penetrazione, va al tiro chiuso in questo caso, riparte Faragalli, già dall'altra parte, 4 contro 2, tiro Ferro, nulla a fare per la Luis, chiuso Veccia da parte di Granata, Ciman prova a chiudere sul numero 7 Martino, che però trova la rete del canestro. 59-63, Ciman pronto a rientrare Gellera per la Luis, ancora Ciman si incunea bene sotto il Milesaevic, deve solo schiacciare a canestro, mette dentro lui. Faragalli duetta con Infante, qua per cercare Veccia, il blocco di Martino, Veccia penetra bene, va all'appoggio, pallone che scivola via, però Milesaevic ottimo il suo rimbalzo, c'è Longobardi sul lato, Ricciotti preferisce andare da solo, si ferma, viene a cercare Granata, cerca la tripla Granata, il Ferro, poi lì sotto Faragalli ruba un ottimo pallone, può ripartire lui di gran velocità, appoggio su Infante, poi va a cercare Bonaccorso, Martino, attenzione a non concedere il tiro a lunga distanza, Martino, l'appoggio di Infante, bisogna tirare il gancio, Ferro, c'è un po' di pressione lì sotto, bisogna smorzarla, Ricciotti parte in velocità, c'è in mezzo Ciman, Ricciotti l'appoggia dentro, azione caparbia dello Scauri, entrerà Melchiorri, 63 pari, Faragalli quando è bucato il minuto del terzo periodo. Infante e trova il fallo di Milesaevic. Non è d'accordo il pubblico, secondo fallo di Milesaevic, va fuori Granata, dentro Melchiorri, alza il quintetto Scauri, dato anche Gellera, dato in panca Infante, entra anche Moretti, Veccia consegna il pallone a Faragalli, va al tiro Bonaccorsi e di nuovo una tripla dentro per lui, Bonaccorsi punisce ancora una volta Scauri dalla distanza, 65, no, sono solo due punti allora per lui, non la tripla. Fatto sta che l'ha messa dentro Bonaccorso, 10-12 punti personali, Ciman nasconde il pallone, poi Ricciotti la penetrazione, terzo tempo, appoggia dentro il capitano, 65 pari, la tira Faragalli, ancora Faragalli, si propone di essere Vito Veccia, l'accelerazione, c'è il fallo più canestro, fallo commesso da Melchiorri, credo. Sì, Melchiorri. Tra Moretti. Va fuori Milesaevic. Quindi Longobardi scala su Gellera. Melchiorri va su Martino. Tiro è dentro il canestro, 65-68, vantaggio di 3 adesso per gli ospiti, Ricciotti cerca il tiro da disperazione, la sirena dice che può bastare così, 65-68, la capovolta da Luis in questo ultimo quarto con un parziale di 22-31. Ultimo periodo che ci apprestiamo a vivere, ultimo periodo che parte con il vantaggio della Luis, 65-68. La sconfitta per Scauri peserebbe come un macigno sulle ambizioni di, per entrare almeno nei playoff della squadra di Enrico Fabbri. La Luis staccherebbe, non dico praticamente il biglietto, ma comunque metterebbe una serie ipotetica anche sul proprio posto. C'è il fallo di Martino. Stiamo arrivando a un punto della stagione dove i palloni valgono doppio, anche perché siamo all'ottava giornata. Pallone per Ricciotti,
Bariciotti il suo tiro dentro, riappiana le cose sotto di un punto Scauri, 67-68. Che buon accorso, va in penetrazione. Da qui in avanti mancheranno solamente 7 giornate per chiudere il campionato. Tanto Ciman la mette sul ferro, non la fare per lui, palla fuori, 67-70. Quando mancano 8.55 da giocare, fuori Ciman, dentro Gallo, doppio play adesso per Scauri, un quintetto non altissimo, riparte la squadra universitaria, portare palla il numero 32 Navarini, tiro c'è dentro, altri 3 punti pesanti per la Lewis, l'arbitro blocca tutto, time out chiesto al volo da coach Rico Fabbri, che richiama a gran voce Gallo su questo canestro da 3 punti, 8-42, 67-73. La Lewis sta mettendo giù una prestazione convincente. Tornano in campo i giocatori mentre Fabbri praticamente accompagna dentro Gallo. Già pronto lo Scauri a giocare, si attende il ritorno della Lewis. Parte Ricciotti, allora Navarini in pressing a tutto campo, questa è una delle giocate di Paccarie, pressing a tutto campo per togliere ossigeno all'avversario, ovviamente puoi farlo se hai una panchina come questa lunghissima. Longobardi, pallone che rimane in movimento, Gallo, ferro, torna lui sul pallone in mezzo a tanti uomini, pallone che rimane giocabile, Navarini, può ripartire lui, va il numero 32 mezzo a cercare Martino, pronto ad entrare Granata, Martino per buon accorso in mezzo, Gellera si appoggia, non riesce a mettere dentro, allora preferisce allargare di nuovo, torna fuori, voleva i passi la panchina dello Scauri, la giocata a cercare il tiro di Veccia, ferro questa volta, arriva Gallo su tutti, si prende il pallone Ricciotti, c'è Melchiorri accanto, la gioca ancora Ricciotti, bisogna tirare, passaggio a cercare Longobardi, si gira bene Longobardi, trova il varco, spara via il pallone, però non trova fallo secondo il direttore di gara, è tutto pulito, passaggio di qua per Buonaccorso, però ha superato la linea del campo, era fuori con un piede, fuori Gallo, dentro Granata. ...67-73... 7 minuti e 20 adesso, Melchiorri si propone del servito Granata che ha portato a passeggio Veccia, Moretti per Granata, Ricciotti trova il corridoio, trova anche il canestro, 69 Ricciotti, altri 2 punti per lui che valgono l'ottavo punto in partita. Buon accorso, attenzione, dotato di ottimo tiro, palla fuori, pallone conquistato da Scauri,
anzi no, pallone per la Luis. Un attimo era sembrato di Scauri. Pallone per Veccia, Faragalli, la prima seconda Ricciotti. Qui una buona corsa, uomo ovunque per l'azione di Veccia, e qui spara tra le braccia di Melchiorri. Ricciotti, può ripartire lui, c'era lungo Moretti, qui si perde per un attimo il pallone di Ricciotti, poi Granata, cercare il tiro dentro, la tripla di Granata, fa esplodere il palo a Borrelli, 72-73, siamo ancora sul pezzo, Faragalli, per buon accorso, cerca la finta di tripla per lui, si perde il pallone, ha perso l'attimo giusto, Ricciotti, Scauri che adesso deve cercare l'affondo prima del time out, ha chiesto la Paccarie. Va Ricciotti, ancora un'accelerazione, trova il fallo Dante Ricciotti da parte di Gellera. Time out, tutti in panca. Paccarie ha qualcosa da dire ai suoi, ha impattato lo Scauri, ha trovato il pareggio adesso, 72-73. Un punto solo dividono le due formazioni. Adesso tutto il palazzetto a sostenere i propri beniamini. 5.56 da giocare, non sono tantissimi nel quarto tempo, ma ovviamente questa situazione Scauri deve cercare il tutto e per tutto per rimanere con il lumicino di speranza chiamato playoff, perché no, anche per mettere punti importanti in chiave salvezza. Tanto Matera ha asfaltato Battipaglia 121-58, Valmontone Reggio Calabria sono sul 62-53, sarebbe un'altra vittoria importante per Reggio Calabria, per Valmontone che a questo punto salirebbe a 14 punti, mentre Scauri a questo punto vincendo raggiungerebbe i 24 punti, sarebbe a meno 3 la Reggio Calabria che ha sì 3 punti di penalizzazione e una gara in meno, ma comunque lì. Ricciotti, primo tiro dentro per lui, seconda possibilità per il capitano, nel frattempo la mette in pari, passa di nuovo in avanti Scauri, 74-73, Faragalli, Faragalli per buon accorso, Marcon, passaggio a cercare Infante in mezzo, va a girarsi Longobardi, arpiona bene, ringrazia il pubblico, riparte Ricciotti per Granata, dai e vai, ancora Ricciotti, si gira bene, poi alla fine butta via il pallone, si era liberato alla grande con questa palla, fallo di Granata intanto. Terzo fallo personale di Luca Granata, una delle sue migliori partite, 14 punti personali. Marcon, questo è proprio con Granata, fra terra Moretti, qui ha battuto Granata e c'è lo sfondo da parte di Marcon. Bravo Granata in questo caso, si prende un ottimo fallo da parte di Marcon. Qui c'è qualcosa da dire dal direttore di gara a Paccarie, o almeno qualcosa da dire alla sua panca. L'arbitro ha qualcosa da dire a Di Carmine in panca, viene richiamato ufficialmente. Riparte Ricciotti, Ricciotti porta a passeggio Faragalli, lancia Longobardi, va al tiro Longobardi, fallo più canestro per lui, altri due punti importanti e poi ancora un libero a disposizione,
Longobardi, 76-73. Sale a 77 Scauri. Più 4 adesso per i Delfini, riparte Faragalli. 4-50. Martino l'appoggia su Infante, in mezzo per Faragalli. Manda a vuoto Ricciotti, però commette fallo. Playmaker di Scauri. Era al tiro Faragalli, quindi troverà liberi a disposizione per cercare la via della retina. 4-45. Faragalli prova ad accorciare le distanze. Primo tiro per Faragalli, pallone che balla ma si insacca per lui. Seconda possibilità per Faragalli Serroni. Due su due per lui. Riparte Moretti. Scauri 77, Luis Roma 75. Si propone Longobardi, servito da parte di Ricciotti. Melchiorri in penetrazione, può appoggiare dentro, ottimo il suo pallone. 79 Scauri, 75 Luis. Faragalli prova a scaricare il cronometro, cerca Infanti. Infante, poi c'è il time out chiesto da coach Enrico Fabbri. Martino da lunga distanza trova i due punti, non tre punti, ha varcato la soglia. 79-77. Ricciotti, ma Ricciotti in penetrazione deve ripartire da dietro. Melchiorri cerca la tripla, il ferro, granata, possesso scaurese, ancora Ricciotti, prova a cercare il blocco Ricciotti, scarica ancora su Melchiorri. Moretti cerca la tripla, Moretti, il pallone rimane lì, si ferma praticamente sul ferro la sfera e ripartirà allora la squadra ospite della Lewis. 79-77, 3:32 da giocare, sarà un finale incandescente. Faragalli per Martino, abbatte Melchiorri, va in penetrazione, l'arbitro vede un fallo da parte di Moretti. Secondo fallo personale di Moretti. 79-77, parziale di 14-9. Buon accorso all'indietro, Infante aggancia bene, poi Faragalli taglia fuori Ricciotti, sotto per Marcon. Saltano un po' a farfalle i giocatori dello Scauri e qui commette fallo Moretti. Secondo fallo consecutivo, terzo personale per Moretti. E si alza la paletta del bonus, adesso vietato sbagliare. 3:14, buon accorso per Marcon, va in penetrazione Marcon. Fallo più canestro, fallo commesso da granata adesso. 79 pari, la possibilità di ripassare in mano in avanti per la Luis. Dodici, Marcon può rendere da 3 il suo canestro con questo libero aggiuntivo. Marcon ferro, solo ferro, si salva lo Scauri adesso, pareggio che resta però al momento. Ricciotti, però Ricciotti lo segue bene Faragalli, arriva Longobardi, marcato bene da Infante, c'è un barco su questo lato, va Longobardi, si ferma all'indietro su Melchiorri, qui palla fuori. E ha marcato Paccarie, Melchiorri. Granata si gira e tira lo stoppone da parte di Buonaccorso. Palla fuori. Rimessa che sarà per la Luis. E ripartirà Martino allora. Uno Scauri che ha consumato tutti i secondi. Non è riuscito a trovare la via del canestro.
di Faragalli per Marcon, c'è il fallo in attacco di Infante, lo sfondo su Longobardi. Si nota di più quando uno sposta Longobardi confronto a Milesevic in precedenza. Quello è un movimento classico di Infante, si è visto più di una volta giocare in quel modo. Ricciotti, si perde il pallone Ricciotti con il piede, il capitano dello Scauri aveva perso la sfera. Time out, coach Fabbri investe questo time out a 2.29 sul 79 pari. Sicuramente Enrico Fabbri cercherà di dare indicazioni ai suoi, anche perché lo Scauri ha una partita in bilico adesso dopo aver padroneggiato per tanto tempo. Il Pazzale dice 14-11, ma quello che pesa su tutto ciò è il 22-31 del terzo periodo. Scorrono i secondi a disposizione. Due coach spendono i secondi a disposizione a dare indicazioni ai propri giocatori. Tornano in campo le squadre, si riparte con Faragalli, 2.28 da giocare. La gioca su Marcon. In avanti, gancia Martino, prova a girarsi, riesce a sollevare la leva e mette dentro. Avanti da Luis adesso, 79-81. Ricciotti non trova spazi, trova poi Longobardi. Longobardi la mette in velocità, pallone che balla e alla fine si insacca per Scauri. Di nuovo pari, 81 pari, Faragalli. Anche se in questo personale rimpiattino è in avanti la Luis, che ha sempre un possesso sul vantaggio, e qui commette fallo Ricciotti su Faragalli. Due libere a disposizione di Faragalli. ...81 pari... Faragalli va al suo primo libero. Quindi ha fatti 2 su 2 Faragalli, 100% di realizzazione. Macchia adesso 1 su 2, vediamo, 1 su 2 in errore in questo caso. Va Faragalli sul secondo tiro, questa volta si insacca, 1 su 2 in realizzazione, 1 su 2 in errore, per un totale di 3 su 4 realizzati dalla linea dei tiri liberi. Ricciotti in verticale per Longobardi, prova la penetrazione, Longobardi c'era sotto Melchiorri, spara lento, chiede anche il fallo Longobardi. Qui la Luis adesso ha la possibilità di andare sul più 3, sarebbe una bella mattonata, addirittura sul più 4. Infante si libera bene, Faragalli scivola alle spalle di Ricciotti, la mette dentro, 81-84 quando manca 1.16, non è finita tecnicamente, ma Ricciotti per Melchiorri, lo marca Infante, va Melchiorri, c'è il fallo da parte di Marcon. Un minuto e 0-3, la gara è aperta a molte soluzioni. Melchiorri deve metterli dentro tutti e due per rimanere attivo Scauri. Primo tiro dentro, seconda possibilità per lui. Va il secondo tiro di Melchiorri, il ferro, e poi alla fine se la prende Martino, può ripartire lui. Va il numero 7, consegna palla a Buonaccorso,
82-84, meno di un minuto da giocare. Faragalli sicuramente scaricherà tutto il cronometro. Davanti a cercare Buonaccorso. Marcon, frutta il blocco. Sfondo di Marcon ai danni di Longobardi. Blocca il cronometro su 44 secondi. Dovrà ripartire Scauri adesso a cercare almeno i due punti che varrebbero l'overtime. 44 secondi. Melchiorri per Ricciotti. Di gran carriera Ricciotti. Si ferma, preferisce scaricare il cronometro. Scarica fuori Melchiorri, il tiro, il ferro, nulla da fare per lui. Che avrei cercato una conclusione da due, almeno la mettevamo in pari. Un po' forzato, entrerà Gallo, Faragalli, qui Ricciotti deve andare a marcare. Faragalli sguscia via, si tiene il pallone, poi la scarica su Infante. Buonaccorso sotto per il tocco da parte di Marcon, ma finito il tempo a disposizione della squadra ospite per attaccare, ma 4 secondi e 0,9, Scauri ha solo un tiro a disposizione. Deve cercare di risolverla sulla sirena, altrimenti sarà sconfitta per Scauri. Lì io con Ricciotti avrei puntato il canestro, non avrei aspettato per cercare il tiro da tre con Melchiorri. Metterla in pari e poi dopo magari cercare l'overtime innanzitutto. Bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto, non so, io l'avrei vista così. Intanto metto i due punti, poi dopo ragioniamo e vediamo se riesco a riprendermi palla per mettere dentro un punto aggiuntivo. Scorre il time out e qui Fabbri deve disegnare sulla sua scacchiera la palla che deve andare al tiro. Sta di fatto che Scauri ha giocato una bella partita, ma purtroppo con le belle partite non si va lontano. Da Luis è già sul campo. Entra Gallo, va fuori Melchiorri. Ricciotti la gioca per Moretti, è tutto chiuso, bisogna tirare, non arriva il tiro di Moretti e qui c'è il fallo, ma suona anche la sirena, l'arbitro, vediamo cosa concede, se il fallo o la sirena. Fatto sta che Scauri non avrebbe nulla per poter ripartire. Allora c'è il fallo, non ci sarebbero margini per ripartire dopo la sirena. Pallone che va a lato allora per la Luis, che può solo arrotondare. 82-85, vediamo se arrotonda. 82-86, dentro il 2 su 2, finisce qui la gara. Scauri perde 82-86, si inchina alla Luis. Luis che mette una seria ipoteca sul posto playoff per lo Scauri. Ma ci sta, il basket è anche questo. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Coach Paccarie, 82-86, la Luis porta a casa punti importanti in chiave playoff in un periodo, come dice sempre lei, di esami in cui la squadra va doppiamente sotto stress. Assolutamente sì, perché questo è un aspetto che uno magari dimentica o che non sa. Noi abbiamo un problema sul campo che magari è un attacco, una difesa, una cosa, ma abbiamo anche qualche problema fuori, che è quello dei nostri tempi, dei nostri esami, delle nostre sessioni di lavoro. E adesso praticamente da marzo in poi cominciano i colloqui di lavoro per quelli che si stanno laureando, le scelte importanti, vado in quell'azienda, andrò da quell'altra parte. E sì, sicuramente, che ne so, la percentuale dei liberi ha una grossa importanza, o i canestri da tre punti, però vi posso assicurare che sapere che
che domani c'è un'azienda con cui devo andare a parlare, che magari potrebbe essere il mio lavoro, pesa come un pallone all'ultimo secondo. È un campionato che vede Napoli tornare prepotentemente in quella zona playoff e con la Luis, che ormai sono 2 anni che studia quasi la maturità per passare in Serie A. Questo no. Diciamo che la cosa, quelle che ci interessano, sono che negli ultimi 5 anni, con 5 squadre diverse, perché ogni anno vanno via 8, 9, 10 ragazzi, quindi con 5 squadre diverse la Luis ha fatto i playoff. Questo mi sembra il dato, quello che secondo me è importante. Il secondo dato, che per me è importante uguale, ma per i ragazzi forse è più importante, è che il 100% di quelli che hanno giocato con me in questi 5 anni si sono laureati, e il 96% di quelli che si sono laureati lavorano in giro per il mondo, il che secondo me è molto di più del raggiungimento del playoff per quello che è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è dual career, cioè riuscire a fare possibilmente bene tutte e due le cose. Qualche volta ci riesce meno bene con la pallacanestro, da quell'altra parte va un po' meglio. Come vede questa classifica adesso? Cioè, ci sono tante squadre che sono lì a salire e poi c'è uno scoglio, quello dei parametri che si dovranno pagare a marzo, dove tante squadre stanno barcollando. Sì, non vorrei scoprire che qualcuna delle squadre che sta nelle prime 8 poi alla fine scopriamo che sparisce. Sarebbe A, un peccato, B, un altro segnale di difficoltà, di un movimento che probabilmente è sovradimensionato rispetto a quello che effettivamente poi è. Non entro nel merito della giustizia o meno dei parametri, non è compito mio. È sicuramente compito mio però quello di gridare al lupo, perché questa situazione di squadre in difficoltà l'ultimo mese e mezzo, che non hanno più giocatori, che mandano via giocatori, che cedono improvvisamente 4 o 5 giocatori uno in seguito all'altro, mi sembra una cosa che sia poco simpatica, poco elegante, poco costruttiva per tutto il movimento. Quello che succede a Siena lo sappiamo, quindi è inutile che lo tiriamo fuori, però insomma vorrei non scoprirlo anche nel campionato nostro. L'anno passato, che ci fossero delle difficoltà a Barcellona, si sapeva da settembre. Quando poi siamo arrivati che alla fine del campionato abbiamo scoperto che era vero, magari era un po' tardi. Magari. Prossimo avversario Salerno, come ci si prepara sia dal punto di vista scolastico che del campo? Allora, intanto c'è una bella pausa in mezzo, perché c'è la finale di Coppa Italia, a cui arriva proprio precisa, perché noi cominciano un sacco di impegni universitari, e quindi vi posso assicurare che noi ci prepariamo andando a casa. Io non ho Romani in squadra, quindi approfitto e mando tutti quanti i ragazzi dalle loro famiglie per qualche giorno in più rispetto a quello che il manuale del bravo allenatore prevede. Il manuale del bravo allenatore dovrebbe dire: adesso lavoriamo, fondamentali, rifacciamo, ecco. Sì, però io quel libro l'ho perso e quindi io li mando a casa dalle famiglie, sperando che quando ritornano siano ancora connessi per riuscire a fare bene. Abbiamo fatto sempre discretamente quest'anno nelle partite, quelle diciamo di cartello. Confidiamo di continuare a farlo, ci siamo sempre comportati persone coerenti con quello che è sia il progetto dal punto di vista studio che pallacanestro. Questo perlomeno ci deve essere riconosciuto. Coach Fabbri, è mancato poco a questo Scauri, ma io ho visto una squadra che ha giocato bene. Mi è piaciuto anche rivedere qualche giocatore tornato ai suoi livelli. Sì, no, ma la squadra, non c'è da dirgli niente, lotta tutte le domeniche, abbiamo fatto una grande prestazione a Palestrina. Purtroppo in questo ultimo periodo, da ultimo, ci mancano gli episodi che ci danno la possibilità di portare a casa 2 punti che sono fondamentali per la salvezza, e noi non siamo ancora salvi. Quindi Valmontone sta rimontando, è a meno 8, Tiber è tornato a meno 4, però sai, Tiber mi preoccupa relativamente, perché ci può scalzare dalla decima alla nona, no, ci può mandare 11esimi, ma no, non mi preoccupo. Il problema è che il nostro calendario rispetto a Valmontone è molto peggio. Poi ci sono le squadre che sfazzano il campionato, come alcune che non si sa bene quali... che risultati fanno, perché magari le becchi in un momento in cui sono infortunati verso i giocatori, quindi noi invece arrivano tutte sempre al completo o rinforzate al massimo, perché giustamente con noi vedono quella e possono prendere 2 punti. Peccato, perché la squadra ancora una volta ha un grande orgoglio, grande voglia, però qualche episodio abbiamo sbagliato, secondo me
anche l'arbitraggio non è stato dei migliori su alcune scelte, perché comunque quello era fallo da ultimo, però ci sta, purtroppo come sbagliamo noi il canestro, sbagliamo noi il tiro, sbaglia anche gli arbitri, quindi niente, cerchiamo di riprepararci al meglio, abbiamo la sosta, la Coppa Italia, ora dobbiamo pensare a vincere le prossime, almeno 4 punti dobbiamo fare, ora dove e come dobbiamo vedere come prenderle, perché ora ci servono, perché sennò rischiamo grosso. La sosta, come lavorerà lo Scauri? Paccarini ha detto che la Luis cercherà di fare scarico mentale per alleggerire un po', magari mandare i giocatori a casa. No, anche noi alleggeriremo, manderemo la gente a casa, faremo riposo perché ne hanno bisogno tutti i ragazzi e cercheremo di scaricare il più possibile, perché in questo momento è meglio scaricare che continuare. I ragazzi hanno fatto una prova, non c'è da recriminargli niente, lottano sempre, ce ne mettono sempre tutta. Alcune volte commettiamo degli errori di squadra che non dovrebbero essere commessi, però ci sta, fa parte del gioco, quindi siamo sereni per come giochiamo, siamo un po' meno sereni per i risultati, dobbiamo riuscire a fare questi 4 punti, ma sono convinto che questa squadra ci riuscirà.